Noi abbiamo preso atto delle decisioni dell'amministrazione come naturalmente potevamo che fare. Poi siamo perplessi perché quel servizio rispondeva a bisogni peculiari in un quartiere, quello di Saione, con forti presenze di migranti e con forti presenze di lavoratori atipici. Il servizio in quella forma, a tempo corto, rispondeva a bisogni reali e supportava la crescita anche di legami fra la comunità nostra e i migranti. È il direttore di Coenei, Paolo Peruzzi, che per la prima volta parla della vicenda della chiusura da parte del comune di Arezzo del Nido Cedro, gestito proprio dalla cooperativa sociale Coenei. Peruzzi si dice molto preoccupato per le politiche locali e del governo. Siamo molto preoccupati per le decisioni dell'amministrazione, ma in senso più generale per il dilagare dell'idea, che non riguarda solo Arezzo, che i servizi alla persona, i servizi educativi si possano regolare attraverso il cosiddetto mercato. Bisogna cambiare rotta, la deve cambiare il Comune di Arezzo, la devono cambiare molti comuni del territorio, la deve, a mio modo di vedere, cambiare in primo luogo il governo, che non può rimettere lo sviluppo dei servizi socio-educativi all'infanzia o dei servizi sociali alla logica delle mance o del cosiddetto welfare aziendale, che è di certo un fatto positivo, ma i servizi vanno organizzati non solo per le donne occupate, ma anche per le inoccupate, perché se non gli si danno servizi non si occuperanno mai, ma soprattutto per i bambini. E nonostante risorse pubbliche sempre minori e politiche altalenanti, Coenei presenta in assemblea un bilancio in positivo in termini di occupazione e di utili e la conferma che è la più grande cooperativa sociale del territorio aretino, che si occupa di servizi alla persona, dall'infanzia agli anziani. È un bilancio anzitutto positivo sotto il profilo occupazionale, perché sono cresciute le nostre attività e quindi anche il numero dei lavoratori e dei soci. Oggi siamo 584 persone. Nell'ultimo triennio ben 70 lavoratori in più sono entrati a far parte di questa cooperativa e di questa esperienza di nuova opportunità di welfare.